Siamo di nuovo in studio con Mimmo D'Alessandro, l'inventore e l'anima del Summer Festival di Lucca. Ecco, ma non tutti la amano. La Sovrintendenza Belle Arti non mi sembra che sia molto, come dire, generosa nei suoi confronti. Pure lì, secondo me è stato, non è che la... Io ho un buon rapporto con tutte le... che ho a che fare, perché... Chiariamo una roba, io non vivo col Summer Festival, la mia struttura, perché tanta gente pensa che il Summer Festival, io vivo col Summer Festival, no. Summer Festival, la mia azienda è un'azienda molto importante, è un'azienda leader nello show business europeo. Il Summer Festival è la cosa più piccola che io faccio, perché tanta gente dice, ah, vivo col Summer Festival, non è. Quindi io ho a che fare con le sovrintendenze di tutta Italia. Qualche mese fa sono stato a Pompei, ho fatto il concerto dei Rolling Stones a Roma, quindi ho avuto a che fare con la sovrintendenza di Roma un po', e loro sono sempre tentati a dire sempre a proteggersi, a dire sempre no. Io non ho un cattivo rapporto con la sovrintendenza, pure qualche giorno fa ho avuto un incontro molto bello e positivo con il sovrintendente Stolfi, è stata una bella chiacchierata di più di un'ora, pure abbastanza piacevole. Diciamo che è stata un po' condotta male l'operazione, non voglio dire da chi, da parte, tra lei pensa il problema famosi più, banner i che li hanno fatti elevare. Esatto, i famosi banner. Io la cosa che contesto sotto le mura, e mi dispiace molto, tantissimo, perché il fatto che vengono sempre usate due misure diverse, perché per me la bilancia dovrebbe essere sempre così, magari un po' così, ma mai così. E qui ecco la storia tra Comics e Summer Festival, non deve essere una roba che noi dobbiamo, però il mio banner era una roba, una cosa molto bella e positiva, messo lì al Campo Balillo, dove adesso ci sono i Comics. E la differenza tra questo banner e questi capannoni dei Comics è come un mastino napoletano e un cagnolino di e a me mi è stato detto no, e allora è stato detto sì, questo non l'ho capito, magari probabilmente l'abbiamo gestita. Ma il sindaco non l'ha protetta un pochino questa vicenda. Ecco, lì io sono un po', ecco, semmai sono un po' arrabbiato lì, perché secondo me non sono stato abbastanza protetto, non è stata protetta questa cosa ed è brutta. E dice, ma perché vuoi mettere questo cartellone lì, metterlo da un'altra parte? Allora, la mia, intanto quello dice, perché non è pubblicità ma è informazione, perché bisogna distinguere tra la pubblicità e l'informazione. Se si parla di pubblicità, è più pubblicità il capannone dei Comics, perché lì è un magazzino, è un negozio, lì va la gente, va e compra gadget, cose eccetera, ci sono striscione, e quindi è pubblicità, perché pubblicizza una cosa, mentre il mio cartellone non era pubblicità ma era informazione istituzionale, dove c'è scritto Lucca Summer Festival. Ma però era prima Lucca, e ci tengo a dire Lucca forte con punto esclamativo, Lucca, perché bisogna comunicare su Lucca, certo. Con le mura dietro. Serviva a cosa? Tutti i ragazzi, ora va di moda i selfie, questo, la gente va, si fanno le foto e le postano su Facebook. Facebook gira il mondo e ha la promozione, siccome la mia manifestazione è una manifestazione internazionale, come dicevamo prima, questa scritta con le mura dietro promuove Lucca. Perché lì non c'era scritta il Summer Festival dal 28 al Todd, c'è Steve Wonder o Bob Dylan o cose. No, Lucca Summer Festival. Non c'era il mio marchio, non c'era il mio nome, non c'era soltanto il marchio di Lucca. Senta, ad Alessandro, io la capisco bene, probabilmente forse l'informazione in una città medievale è una storia un po' complicata. Ecco, proprio come mi diceva prima lei, parliamo proprio di Lucca medievale. Lei che gira il mondo, ne avrà viste sicuramente altre città medievali, Lucca sembra poter vivere nella modernità, pur essendo molto tradizionale e molto, come dire, strutturata sul suo medioevo.
Sì. Quale altre situazioni analoghe lei ha incontrato girando al mondo, praticamente in Europa, dove c'è questa ancora, queste grandi città medievali ancora in piedi? Però guarda, la cosa della mentalità medievale questa, può essere pure una fortuna, perché vuol dire proteggere la città. Se Lucca è bella così, ha questo appeal, ha questo potenziale, pure perché i lucchesi magari l'hanno protetto moltissimo. Dire no, fermo un attimo, non facciamo, perché sennò poi dopo ti scappa di mano, ti sfugge di mano. Quindi può essere pure una fortuna questa protezione morbosa che hanno i lucchesi. Però oggi il mondo è cambiato. Oggi c'è internet, oggi c'è tutta l'immediatezza, tutto. La sua domanda che mi dice cosa trova la differenza nel mondo, tanto nel mondo una città come Lucca non c'è, quindi. Una bella risposta. Ora però mi sembra che si stia viaggiando anche verso un doppio, no? Mm-hmm. Dal Summer Festival al Winter Festival, no? Sì. Che è una edizione appena cominciata, mi sembra che abbia un paio d'anni di vita. Sì. Che cosa si aspetta e che cosa ci aspetta questo, noi per quanto riguarda appunto il festival? Io la ringrazio per la domanda, perché mi piace questa domanda e non eravamo d'accordo, quindi mi piace molto questa domanda. Il Winter Festival, ora questa è la quarta edizione, è molto speciale. Il Winter Festival è molto speciale, però penso che questo sia l'ultimo anno che lo faccio, perché sul Winter Festival sono molto ferito, perché io il Winter Festival l'ho fatto per creare una continuità con la musica, perché si parlava tanto di Lucca, città della musica. Mm. Allora, Summer Festival enorme, grande, per non smettere, continuità per l'inverno, per creare un qualcosa per l'inverno, perché poi purtroppo a Lucca non ci sono strutture per la parte di, c'è solo il Teatro Giglio, ha 650 posti vendibili, e con la programmazione che faccio io di grandissima qualità è difficilissimo portarla avanti. La interrompo perché proprio su questo punto c'è la fondazione della Cassa del Risparmio di Lucca che sta investendo somme cospicue nel recupero e nel restauro di edifici culturali e storici, ed è arrivata all'antico mercato del Carmine. Ora, io non me ne intendo di spazio, però è molto molto grande. E che cosa ne dice, non so se dico io una follia, di una possibilità, di un'eventualità che al momento in cui questo mercato sia pronto, approntato, diventi una sede del Festival d'Inverno? La ringrazio ancora per questo. Volevo arrivare proprio a questo. Io avevo fatto un anno e mezzo fa, avevo lanciato una provocazione sul mercato del Carmine, che avevo individuato una sede possibile per fare il Winter Festival, almeno qualche data, come avevo individuato il Cinema Italia. Che io avevo fatto una proposta che mi era molto interessata a ristrutturare il Cinema Italia e fare in modo che diventasse una location ad hoc per il Winter Festival, fare un po' un Blue Note newyorkese a Lucca, però non è andato in porto. Però sul fatto della fondazione che sta in Mercato di Carmo con il San Francesco, una cosa che a me ha fatto pensare moltissimo sul Winter, per dire basta, non vado più avanti perché per carenza di strutture e cose, ma pure perché nascerà sicuramente una polemica, però non lo dico per far polemica, dico sempre quel che penso. È quella che io mi trovo che
una struttura come San Francesco è una struttura non bella, bellissima, meravigliosa, fantastica, che a me sarebbe piaciuto molto, se potrebbe essere stata una sede pure lì per fare dei concerti. Invece mi trovo addirittura una struttura che mi fa concorrenza, ma una concorrenza la trovo pure un po' sleale, perché quando tu fai, io faccio un festival che al Teatro di Giglio, che tu per venire, se io faccio l'altra sera c'era Marianne Faithfull, per venire a vedere ci volevano 50 euro. Poi io mi trovo che il San Francesco mi fa a Patti Smith, che è un artista rock, pop rock, gratis. Insomma, è una concorrenza sleale, onestamente. Ora vediamo perché un po', la musica gratis è un danno per la musica. Le volevo fare l'ultima domanda ad Alessandro, capisco perfettamente la sua costernazione, ma malgrado questi sgarbi, in qualche modo lo sono, lei comunque trova Lucca molto attrattiva, perché? Me lo dica, questa è l'ultima domanda che le posso fare. Io penso che Lucca, io ho conosciuto, Lucca a me me l'ha fatto conoscere una signora americana che si chiama John Bites. Io ero in tournée con John Bites e lei mi disse, io vivo in Toscana, io adoro Lucca, mi piace Lucca, mi piacerebbe vedere Piazza Anfiteatro, e io non conoscevo Lucca. È una sera che avevamo un day off, siamo venuti a Lucca io e lei a andare a vedere, era di notte, abbiamo viaggiato per Lucca e mi sono innamorato perché Lucca è una città, io penso, non ha città belle come Lucca non esistono. Bene, io la ringrazio D'Alessandro, ringraziamo molto appunto la presenza di D'Alessandro nei nostri studi e rimaniamo con questo impeto, questo flash d'amore che colpisce molte persone che vengono da fuori a Lucca. Grazie e grazie, spero di sia di nuovo nostro ospite.